Mister Baroni, buonasera, ben rivisto. Buonasera. Abbiamo visto che ha portato un foglio, quindi la domanda la facciamo noi oppure vuole la prima domanda chiarire qualcosa, qualche No, io non c'ho niente da dato, chiarire. qualche... Io non ho niente da chiarire, casomai aspetto delle domande La per domanda, se è chiarire. stata la più grande, al di là del passivo, ma valutando la prestazione, anche per lei la più grande delusione della stagione? Ah no, calcio, le delusioni fanno parte del gioco. Quando si perde non ci resta altro che imparare dalla sconfitta, quindi non è questo. Si analizza e poi si riparte, cercando di ripartire ancora più forti e trarne le dovute correttivi, i dovuti correttivi, i dovuti accorgimenti, perché è chiaro che qualcosa non è andato. Quindi c'è da lavorare. È una settimana interessante dal mio punto di vista. Cos'è che non è andato? Ma non è andato, è andato, non è andato che, come io vi avevo già detto in passato, qualche allarme che io vi avevo già dato quando avevo parlato dopo Castellammare, stiamo uniti, arriveranno momenti difficili e questo poi si verifica, no? Perché quando una squadra continuamente si continua a parlare, si continua a dare input e messaggi che portano spesso a distogliere da quello che è il tuo percorso, da quello che è la tua natura, da quello che è il tuo modo di affrontare certe partite, poi si corre il rischio di incappare in queste cadute. Quindi un atteggiamento dal punto di vista mentale, cioè è stato questo tam tam di prospettive nuove che ha potuto No, distrarre no, la no, 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 squadra? Componente. no, non c'è mai una sola motivazione. Sono una serie di piccoli fattori che chiaramente ti fanno riflettere, perché se la squadra, no, a distanza di una settimana da essere un'assoluta protagonista del campionato, conoscendo tutto il percorso, adesso addirittura mi diverto a leggere alcune cose, si parla di fantasticherie, di situazioni abbastanza veramente che lasciano un po' di stupore, mi verrebbe da dire siamo seri, perché noi cerchiamo di essere seri qua e voi non immaginate neppure quanto. Questo è un gruppo serio, è un gruppo che lavora, è un gruppo che può perdere, che può perdere anche male così. Io me ne assumo le responsabilità, però poi bisogna essere seri. Sì, bisogna essere seri quando si fa le analisi di una gara, bisogna essere seri quando si analizzano bene e si scrive quello che si è letto. Bisogna ritenersi tutti legati a un progetto. Chi ci tiene al bene del Lanciano? Ecco, però mister, mi sembra che il suo riferimento sia a quello che si scrive sul web, quindi ai forum dei tifosi. Lei uomo di calcio, ha avuto a che fare con i tifosi per una lunghissima carriera da giocatore, adesso anche come allenatore, quindi sa benissimo di quanto si è umorali e di quanto, insomma, io capisco perché anche noi abbiamo letto certe illazioni che possono dare fastidio, però vanno prese, Allora, insomma. voi dovete capire che io sono il responsabile dei risultati. La squadra la difendo fino davanti a tutto, va bene? Perché questa squadra ci ha portato a stare nelle prime posizioni per un lunghissimo tempo di campionato. Ci ha portato ad avere 48 punti a 12 giornate dalla fine, e credo che abbia regalato grandi soddisfazioni. Questo non è detto che noi non vogliamo farle ancora, però
però io non posso dimenticare quello che è stato fatto. Se qualcuno lo dimentica, ripeto, siamo seri. Siamo seri, allora passiamo un po', insomma, alla partita. Sì. Le volevo chiedere, chiaramente lei è lei che sceglie tutto, come mai, per esempio, mi sembra che all'inizio soprattutto c'è stato un cambio di modulo nel, no, assolutamente sempre il 4, il... Guardi, io le porto un match analisi qua, sono due schieramenti messi su 4-3-3. C'è stato un piccolo semplice accorgimento, che siccome loro avevano un giocatore che si chiama Iori, che è portato molto a costruire il gioco, abbiamo semplicemente spesso alzato la posizione di Domenico Di Cecco, ma l'atteggiamento della squadra non è cambiato di una virgola. E però nel primo tempo, insomma, tutto sommato la squadra ha retto bene, giocava alla pari più o meno. Non è che ha retto, il primo tempo la squadra ha fatto bene, ecco, ha fatto molto bene, bene. Ha fatto meglio ancora, perché ha fatto bene, se no qua, quando parliamo di arretto, no, ha retto l'incontro, insomma, sì, diciamo che ha fatto molto bene, ha fatto molto, molto bene, addirittura poteva anche segnare all'inizio del secondo tempo, sì. Poi in pratica è stata quella doppietta di Improta che ha sconvolto un po' i piani, oppure no, se è stato un calo generale? Ci sono state delle avvisaglie di situazioni dove qualche compagno, qualche nostro giocatore che magari può essere andato un po' in difficoltà. Io ho ritenuto anche tra l'altro di solo in quell'occasione di cambiare e di non accettare più il 4 contro 4 dietro, ma andare a 5, quindi ci siamo schierati con un 5-3-2. E tra l'altro passato pochi secondi abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio e dopodiché è successo che abbiamo offerto in maniera secondo me troppo facile, troppo gratuita delle ripartenze che solitamente noi non concediamo. E quindi la mia analisi parte da questo, il motivo per cui noi dobbiamo avere un atteggiamento che non è un atteggiamento da lanciano, ma che è un atteggiamento diverso. Quindi la prima cosa che dobbiamo recuperare è la nostra natura. Però lei prima diceva che c'era stato qualche segnale prima. A parte quel segnale, insomma, sia penso negativo, a cui accennavo, di quegli input che si fa, credo, un percorso diverso da quello che può essere, insomma, qual è qualche altro piccolo segnale che lei aveva captato e che la preoccupava, insomma, se c'era, ovviamente? I segnali è che stavamo subendo alcune ripartenze, alcuni palloni buttati dietro la nostra linea difensiva che ci stavano mettendo in difficoltà. Questo è il segnale, cioè sono state diverse, siamo rientrati in campo e abbiamo avuto subito due situazioni dove mi sembra una volta in Prota, un'altra volta, non mi ricordo bene se era avvantaggiato, si sono presentati a rischio davanti alla linea difensiva, alla linea di porta. Però c'è stato anche qualche errore individuale, insomma, che noi non eravamo abituati a vedere. Guardate, allora forse non avete capito, qui non siamo a difendere un 5-1, siamo indifendibili. Il problema è un altro, il problema è quando si dicono cose assurde e non si pensa a quello che è stato fatto qua, al lavoro che è stato fatto. È una mancanza di rispetto. Poi noi siamo i primi a sapere che abbiamo fatto una partita a dir poco brutta, va bene, e saremo i primi a porne rimedio. Però, ripeto, la mia non può essere un'analisi dettata solo da una gara, deve essere un'analisi attenta da un periodo. Venivamo da tre partite in una settimana, ci sono dei giocatori che stanno tirando fin dall'inizio. Questi sono dati di fatto.
dove io devo porre rimedio. Tutto il resto, gli avvicendamenti, i cambi, sono tutte cose, ripeto, che secondo me vanno analizzate un pochino con maggiore attenzione. Questo è il mio pensiero. È un pensiero, non voglio certamente convincere nessuno. Ecco, mister, lei poteva fare qualcosa in più col senno di poi, qualche scelta, poi ha rimuginato su qualche scelta nel momento in cui si è reso conto che questa squadra avrebbe potuto offrire il fianco all'avversario, oppure no? Riconosce qualche no, perché, suo errore, oppure no? Guardi, dopo nemmeno due minuti che siamo rientrati in campo, ci siamo messi a 5 dietro, perché stavamo rischiando e quindi siamo andati a 5. Abbiamo avuto la migliore occasione noi della partita, quando Falcinelli si è presentato davanti al portiere su una ripartenza. Dopodiché, preso il 2-1, la squadra ha gettato la spugna. Questa è una cosa che non deve più succedere. Però non posso dimenticare che era il terzo incontro in una settimana, quindi sei sempre al limite delle risorse. È un gruppo che, vi ripeto, sta tirando un campionato dal punto di vista anche del dispendio di energie mentali al limite, e quindi questa è la mia analisi. Adesso c'è da lavorare per ritrovare quelle componenti che ci possono aiutare per finire questo campionato regalandoci ancora, a noi principalmente, delle belle soddisfazioni, ai nostri tifosi, a tutti. Campanello d'allarme, così è stato definito, la preoccupa per il futuro, per questo finale di campionato, anche valutando un calendario particolarmente impegnativo? Ricordiamoci le trasferte di Pescara, di Palermo, il confronto interno con l'Empoli, quindi tutte squadre di primissima fascia, anche se abbiamo visto che probabilmente andare a confrontarsi con le pericolanti potrebbe essere ancora più difficile. La preoccupa per... così, per un finale all'altezza di tutta dei tre quarti di stagione precedenti? A me non mi preoccupa mai niente. Io sono qui non per essere preoccupato, sono qui per trovare soluzioni, risolvere i problemi ed eventualmente dare tutta la mia convinzione a questa squadra. E questo faremo sicuramente. Che sia un campionato pieno di insidie lo sapevamo. Ma questo lo sapevamo anche il 14 di giugno, quando ci siamo trovati qua. E da lì credo che questa squadra, l'ambiente, la società, tutti hanno fatto molto. Adesso, come ha detto lei, ci sarebbe da coronare un campionato fino a questo momento straordinario. Vediamo, noi ci vogliamo provare assolutamente. C'era qualche giocatore non proprio infortunato, con qualche problemino fisico, tipo Piccolo, tipo Ferrario. Adesso com'è la situazione? Stanno tutti bene. Tutti bene. Stanno tutti bene. In questo momento, oggi perlomeno, ci siamo allenati tutti e quindi per adesso bene. Scusa se torno sulla partita, ma ho proprio una curiosità. Forse è stata una delle prime partite in cui non è sceso in campo né Minotti né Paghera. Ecco, perché una scelta per il modulo? Come mai? Insomma, una scelta, vede, questa è una tra le cose che avevo letto, no? Troppi cambiamenti. In campo c'erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giocatori che sono quasi sempre stati presenti, quindi possiamo considerarli titolari. Germano è stato forse il migliore in campo. Anche qui si va alla ricerca di qualcosa che dipende esclusivamente dall'andamento della gara. Io però, ripeto, siccome Minotti aveva giocato la partita prima, tre giorni prima, Paghera nell'ultimo periodo è sempre stato in campo, in un'ottica anche di avvicendamento, non sono stati certo queste le cose che ci hanno fatto vincere o perdere la partita.
è difficile ritrovare, se vogliamo andare alla ricerca del nostro percorso, il Lanciano ha una rosa dove tutti i giocatori sono importanti e l'alternanza è sempre stata la nostra forza e io credo che continuerà a esserlo. L'ultima, mister, come sono curioso, se altre cose da farci notare che le premevano, che le preme, insomma, sottolineare. Vedete, io oramai ci conosciamo, no? No, perché allora, poi le dico una mia sensazione personalissima. Io credo, io ho un mio modo di vedere le cose. E ho sempre detto che un ambiente che dove c'è la squadra, i dirigenti, i propri tifosi, c'è anche la nostra stampa che fa parte dell'ambiente. Solo questo. Poi le mie sono delle riflessioni, poi ognuno. Perfetto. Io non sono qui ad accusare nessuno, come non l'ho fatto in occasione in cui ho fatto un richiamo dicendo guardate che ci sarà da soffrire, perché sapevo che il nostro percorso è questo. Cioè, questa era la natura di questa squadra. Se qualcuno pensa che l'entrata, come leggo, siamo. Negli ultimi mesi, negli ultimi periodi si è parlato solamente addirittura della Serie A diretta. Perché sorride? Sì, no, perché tasto il polso anch'io quotidianamente. Io non sto facendo altro che notare queste cose qua. Cioè, non è che sto parlando di fantasie, cioè non è che io sto parlando di fantasie, sto solo parlando di cose che appunto adesso io le do una risposta e sorride. Cioè, stiamo parlando della Serie A diretta. Però, mister, chiedo scusa, se la squadra è terza e in giro il tifoso, io non riesco a capire il motivo per cui il tifoso non possa sognare la Serie A diretta. Così come non riesco a capire, per esempio, il suo atteggiamento con noi che la seguiamo proprio settimanalmente in rapporti cordiali, remiamo tutte la stessa barca, mi sembra quasi che sia sulla difensiva nei nostri assolutamente, confronti. Assolutamente. Questo è un atteggiamento che io... No, sa perché, mister? Perché avverto un po' di livore nei nostri confronti, no, che non riesco assolutamente a giustificare. Assolutamente, le spiego questo. Io non sto accusando nessuno, sto facendo delle riflessioni, sono qui dove non sono a deresponsabilizzarmi davanti a una sconfitta. Sto solo dicendo, attenzione, non dimentichiamoci dove il percorso che ha fatto questa squadra. E un'altra cosa vi voglio dire. Nessuno l'ha mai dimenticato. No, allora, siccome secondo me la nostra stampa è una parte importante, fondamentale di questo, va bene, perché noi dovremo andare in campo e spesso l'ambiente tifosi è condizionato dalla stampa. Allora, noi accettiamo, io accetto assolutamente le critiche, fa parte del mio lavoro, l'ho sempre detto e voi lo sapete. Io volevo solo mettere maggiore attenzione, ma non a questa sconfitta, perché a questa sconfitta siamo indifendibili. Se invece parliamo di obiettivi, dobbiamo stare attenti. Questo solo questa cosa qua mi sembra legittima. Ma sicuramente. Perché? Stiamo parlando la stessa lingua, mister. Perché questa squadra è stata costruita per fare un percorso di campionato diverso. Ma lo sappiamo. Se ha ottenuto questo tipo di percorso con le sue mani attraverso la fatica e il lavoro, dico, non dimentichiamoci di questo. State ben attenti. Mister, io chiedo solo una cosa, di non fare un torto all'intelligenza di tutti quelli che le stanno di fronte e di distinguere tra gli umori dei tifosi e a volte le cappellate che scrivono su questi benedetti social e via dicendo, a quello che viene riportato da chi lavora quotidianamente al fianco della squadra. Semplicemente questo. Ma io sono d'accordo. E io dico, il sorriso che ho fatto io lo faccio ogni tanto anche lei in queste situazioni. Ma guarda, perché allora, voleva essere un sorriso distensivo. Allora, semplicemente io sorrido anche molto, perché amo il mio lavoro. Amo il mio lavoro e lo faccio con, ripeto, con passione e con impegno. Quindi non è questo, non è il sorriso che mi manca. Ripeto, e credo che nel corso di questo tempo che ci siamo conosciuti, penso che potete aver apprezzato la mia spontaneità, ok?
anche la nostra, quindi. Assolutamente, benissimo. Assolutamente, ma infatti io non sono, ma, sembra che fra, sia una disputa fra noi, io non ho detto assolutamente questo, ho solo detto che ci sono state alcune virgolettature che non fanno piacere, questo solamente. Ok. Volevo dire una cosa, lei spesso spalla così un discorso, insomma, per continuare il discorso che ci faceva pure Enrico, il percorso è un conto, chiaramente, e chi lo mette in dubbio? Chi mai ha messo in dubbio il percorso che ha fatto il Lanciano, un percorso da 8, da 10 anche più, è un conto, è la singola partita, e quella singola partita viene giudicata in un certo modo proprio in rapporto al percorso, e uno si chiede, ma come mai una squadra che ha fatto un percorso così poi fa una partita così, prende un risultato così, perché le partite si possono anche perdere, ma non come se persi il secondo tempo a Padova. È come se un ragazzo che va a scuola e prende sempre 7 in latino, un bel giorno prende 4, prende 3, ma il professore quel giorno ha quel compito che merita 3, non gli può non mettere 3 perché lui merita 7, poi magari sarà promosso con una buona media, ma quel 3 vale, anche se ha preso sempre 7, magari non varrà media 7 più 3, 10 diviso 2, 5. Non so se mi sono spiegato. Ma si è spiegato benissimo. Allora, uno su questa partita, ma è chiaro che poi, visti anche da giornale, parlo di giornale, lascio stare quella qui faceva mente Enrico. Bisogna pure scrivere qualcosa, insomma, anche spiegare in qualche modo com'è che è successa questa sconfitta, com'è che è successa questa cosa qui. E uno giudica quella partita. Allora, se che devo dire. Vediamo un giocatore quasi a caso, sempre mettiamo quel giorno uno mette 5, non è perché sempre vale 5, sempre quello che vale si sa, però in quella partita lì oppure un altro giocatore, uno non può prescindere dal raccontare la cronaca, è fatta raccontare l'esistente, poi il percorso quello è un altro discorso, è un discorso più ampio di cui non mi pare sia qualcuno. Perfetto. Di noi almeno. Ma io abbia messo in dubbio, mai. Ho capito benissimo, ma vi ho già detto che responsabile sono io della sconfitta. Vabbè, responsabile lei. Sì, io sono il responsabile. Questo fa onore dire responsabile. No, ma è la verità, uno, ma lo penso, quindi. Ma uno fa le domande anche per capire perché può essere successo così la partita. Il perché siamo qui, sono qui per lavorare, per sapere far questo. Sarebbe troppo, sì. Dice lei. Sono qui per fare questo, sì. Sì. Sicuramente. Come sbagliamo noi, capita anche di sbagliare. Chiudo con un bel sorriso. Perfetto. Va bene, buonasera. Quello che volevamo.